Le segnalazioni dei telespettatori di Rossini TV ci portano oggi al cimitero di Trebbiantico, un cimitero al quale si accede con una strada giudicata pericolosa da alcuni residenti che ascoltiamo in questa intervista. È la stradina che porta al cimitero di Trebbiantico è molto molto stretta, in più sulla destra c'è insomma il monte, sulla sinistra c'è un grandissimo dislivello, cioè la stradina è molto molto stretta, se ci sono due macchine, una delle due, una va e una viene, deve per forza indietreggiare, invece il parcheggio che c'è sì è piccolino, però non essendoci molto traffico, diciamo che non è quello il problema. Ma il problema è la stradina per arrivarci. Non c'è né una ringhiera né una staccionata, non c'è assolutamente niente. E questa cosa io la riscontro da parecchio tempo perché purtroppo ho i nonni lassù, ho dei parenti e mi capita di andarci spesso. Vorrei veramente che fosse, si potesse fare qualcosa. Io, guarda, da quanto mi ricordo, minimo potrei dire una trentina d'anni, è sempre stato così. Perché non essendo stato mai fatto niente, come si diceva prima, né una ringhiera né niente, il problema è annoso, non so quanto tempo è che è così, tanto, tanto, tanto.